in catene per il posto di lavoro. Si è spostata fuori al Tribunale di Napoli, dove si sta decidendo della loro vertenza, gli operai dell'ex Astir, la società di proprietà della Regione Campania, delegata alle bonifiche ambientali del territorio, ma di fatto fallita. Il 31 marzo scadrà la cassa integrazione in deroga e stenta a partire il decollo di Campania Ambiente, la nuova società partecipata della regione che avrebbe dovuto assorbire tutti i lavoratori licenziati dall'Astir. Una vicenda oramai che si trascina da più di 2 anni. Noi siamo praticamente prigionieri di una vicenda che è infinita. Noi siamo da ormai dal 30 di dicembre sottoposti a procedure di licenziamento collettivo, perché il giudice ha ritenuto non sufficienti le garanzie di reimpiego offerte dalla Regione nel nuovo soggetto che stanno costruendo, che si chiama Campania Ambiente e Servizi. Di fatto, ora da un mese, da circa 2 mesi, insomma, i lavoratori sono senza copertura e senza, diciamo, garanzie, sono bloccati in un limbo, ostaggi in una disputa che sta avvenendo tra istituzione Regione Campania e istituzione Tribunale. Perché il giudice, pur avendo fatto a questo punto un provvedimento di revoca dei licenziamenti, ha posto delle condizioni che allungheranno il percorso di almeno un altro mese, perché chiede di controllare, e non voglio scendere in dettagli tecnici, ma dei fondi che maturerebbero sul trattamento di fine rapporto pur stando in cassa integrazione. Noi diciamo che di fronte alle dichiarazioni formali dell'istituzione Regione, il giudice si deve accontentare e portarci all'orme, racchiudere la procedura di licenziamento, a ripristinare la cassa integrazione, consentendoci anche di litigare con la Regione sull'ipotesi di reimpiego. Questa cosa è essenziale, perché se non siamo in cassa integrazione non esiste neanche lo strumento giuridico per il trasferimento prevista dall'ultima legge di stabilità dello Stato.